Siamo partiti con la diretta. Vi ricordo che oggi è la presentazione di un documento importantissimo che sarà illustrato da alcuni relatori e che a breve questo documento sarà presentato in un incontro pubblico. Il sindaco Luigi De Magistris, purtroppo per un piccolo problema di lavoro, arriverà con un pochino di ritardo. Io non voglio perdere più altro tempo. Do subito la parola alla dottoressa Elena Coccia, che è presidente dell'Osservatorio per i siti UNESCO del Comune di Napoli, della Commissione siti UNESCO del Comune di Napoli, nonché della consigliere delegata della città metropolitana, per illustrare una prima parte del documento e subito dopo passeremo ai relatori. Ringrazio tutti i partecipanti, anche i giornalisti che potranno fare le loro domande per il momento in chat, probabilmente avremo anche il tempo di farli parlare direttamente. Do subito quindi la parola alla dottoressa Coccia. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, questo manifesto che oggi presentiamo è frutto del contributo e del lavoro di ben 25 persone scelte tra associazioni, tra operatori, tra persone singole, intellettuali e che hanno cominciato già da qualche anno, per la verità, a occuparsi di come era possibile incrementare nella nostra città, nella città di Napoli, ma anche nella città metropolitana di Napoli, come era possibile incrementare un turismo che fosse contemporaneamente compatibile con la natura, con l'ambiente, sostenibile ed anche solidale. Abbiamo cominciato a lavorare alcuni anni fa e però mentre lavoravamo, abbiamo partecipato più volte, molti lo sanno, a tutte le conferenze che hanno riguardato l'UNESCO in Italia e anche fuori dall'Italia per rappresentare il nostro territorio, non per venderlo, ma appunto per mostrarlo, per rappresentarlo insieme ad altre 100-150 città che erano state dichiarate patrimonio UNESCO, quando improvvisamente è arrivata questa tegola in testa, che è il Covid-19, e improvvisamente quello sviluppo, talvolta uno sviluppo che non avevamo voluto in quel modo, quindi disordinato, si è però interrotto. Anche quando rappresentava un elemento di risorsa e quindi anche un elemento alzava notevolmente il nostro PIL. Ci siamo allora posti subito un problema. Vogliamo cominciare da capo? Vogliamo cominciare a governare questo turismo? Vogliamo fare sì che il turismo che si sviluppa in città di Napoli, ma anche nelle altre città, negli altri posti della città metropolitana, sia un turismo sostenibile, cioè un turismo che non caccia dalle loro case i cittadini, ma che anzi costituisce una risorsa per i cittadini perché è frutto di un incontro di cultura, di un incontro possibile che tale che non diventiamo tutto come tante altre città europee, una intera mangiatoria, semplicemente un affollamento pazzesco di persone che mordono e fuggono e prendono quello che possono prendere dal territorio senza lasciarci niente, ma soprattutto anche loro senza poterlo godere fino in fondo. Ci siamo posti questa domanda e abbiamo detto probabilmente il Covid può essere un'occasione per ricominciare e per dire Napoli non è solo fatta di vicoli, di palazzi, di monumenti, di chiese, è anche Napoli e la città metropolitana, è anche un luogo di meravigliosi panorama, di aria, di acqua, di castelli, di luoghi, di percorsi, di itinerari che possono essere trascorsi, possono essere passati insieme, possono essere davvero vedendo, parlando anche nei comuni del nord di Napoli, dove sembra non starci niente e invece ci sono incredibili cose, non solo lasciateci
dal Vesuvio, lasciateci dall'opera dell'uomo, ma anche lasciateci dal lavoro costante dei contadini che hanno tenuto a mantenere una determinata biodiversità anche nelle culture laddove in altri posti non è accaduto. Proprio per questo ci siamo messi a lavorare, abbiamo scritto un manifesto che tiene conto praticamente degli elementi importanti della natura, i fondamentali elementi della natura, l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. E descriviamo 35 itinerari che possono essere svolti in completa tranquillità, in completa serenità, poiché non c'è l'ammassamento, non c'è l'apertura, quindi non dobbiamo temere per la nostra salute. E da questi elementi si può ripartire per un turismo che appunto deve essere più adeguato all'uomo, non deve cacciare il cittadino dalla propria casa perché deve diventare... Elena, perdonami, sono già 8 minuti. Sì, concludo dicendo che questo manifesto lo presenteremo poi dal vivo, era nato per essere goduto e visto dal vivo, lo presenteremo dal vivo consentendo a tutti di partecipare. Intanto ci prepariamo ancora una volta a partecipare a tutte quelle manifestazioni serie che si svolgono in Italia e fuori Italia per rappresentare un altro tipo di turismo, un altro tipo di città, un altro tipo di cultura, cultura come cura. Grazie, grazie Elena Coccia per la sua introduzione. Chiedo ancora a Benia per quanto riguarda i tempi, avevamo stabilito una concertazione un po' più severa, per cui do subito la parola a Giovanni Cafiero, che è presidente dell'associazione Rotta di Enea. Chiedo anche a lui la cortesia di mantenersi nei 5 minuti, se no non avremo il tempo per poter poi fare le domande. Grazie. Buongiorno, sono Giovanni Cafiero, presidente dell'associazione. Chiedo scusa, c'è l'assessore De Maio collegato. Ecco, perfetto, perfetto, assessore. Nel frattempo che lei arriva, continuiamo gli interventi con il professore. Va bene? Ok, aspettiamo lei. Vado avanti, professore, prego. Grazie. Allora, sono Giovanni Cafiero, presidente dell'associazione che sta curando presso il Consiglio d'Europa la candidatura del nuovo itinerario culturale Rotta di Enea, da Troia alle coste del Lazio. Itinerario proprio in Campania, da Cilento a Cuma, una delle aree più significative di quella cultura e mescolanza mediterranea che sono alla base dei valori del progetto. Sorgono proprio nel Golfo le prime colonie greche in Italia, Pitecusa, Ischia e a Cuma, che fu poi la principale porta tra il mondo romano e il Mediterraneo. Ho l'onore, ringrazio Città Metropolitana di Napoli e la consigliera Elena Coccia, di poter parlare dell'elemento acqua nel manifesto per un nuovo turismo nell'area metropolitana. Il mare è spazio aperto di scambi per eccellenza ed è stato il motore dei grandi insediamenti che oggi costituiscono il cuore del patrimonio archeologico dell'area napoletana. Il sito UNESCO di Pompei, Ercolano, Plontis, tutto il sistema archeologico che va da Capo di Sorrento a Stabie fino ai Campi Flegrei. Appartiene al mondo dell'acqua anche il patrimonio paesaggistico della costiera amalfitana, sito UNESCO la cui estensione alla costiera sorrentina ci conduce nel territorio metropolitano di Napoli. La Rotta di Enea entra nel Golfo attraverso il Capo di Sorrento, segnando così anche la congiunzione dei patrimoni immateriali UNESCO, della dieta mediterranea e dell'arte dei pizzaioli napoletani. Si accende un faro sulla marineria sorrentina e sulle tradizioni dei due golfi di Napoli e Pozzuoli, oggetto di 2 nuove candidature UNESCO, per l'arte della lavorazione del corallo e del cameo della costa vesuviana a Torre del Greco, per il complesso storico, archeologico e paesaggistico dei Campi Flegrei, l'uomo che vive nel vulcano. A Cuma, Enea, l'eroe troiano figlio di Venere, incontra la Sibilla e compie la discesa agli inferi, che ispirerà il racconto della commedia di Dante, che vede protagonista proprio l'autore dell'Eneide, Virgilio, sepolto e fortemente legato a Napoli,
siamo ai vertici del patrimonio culturale italiano ed europeo. Tra gli itinerari terrestri, il Cammino delle Acque segue i luoghi dello storico acquedotto Augusteo e consente di esplorare inedite risorse culturali. L'itinerario conduce al porto di Puteoli, a Cuma, a Baia, alla grande piscina Mirabilis che è accanto al lago Miseno, antico porto romano in comune di Bacoli. Rilanciare il turismo all'insegna dell'acqua vuol dire rilanciare la cultura, le tradizioni napoletane e l'economia del mare, la nautica, le compagnie di navigazione, l'escursionismo marittimo, l'archeologia subacquea. L'intera filiera può rigenerarsi attraverso forme di turismo di qualità che garantiscono sicurezza e contenuti culturali con solide basi storiche. La proposta all'insegna del mare comprende anche il sentiero degli dèi, a cavallo tra le frazioni di Vico Equense e di Agerola, con splendidi scorci sulla costa tirrenica. Al mare sono infine legati anche specifici luoghi della cultura, il Museo del Mare di Napoli, il Museo del Mare di Ischia, il Museo delle Marinerie Torrese e gli innumerevoli musei, chiese, fondi e collezioni legate alla marineria napoletana. Spazi aperti nei parchi, cammini archeologici e proposte turistiche di mare all'insegna della qualità dei contenuti culturali e dei servizi possono essere pilastro portante per promuovere il turismo come cura e come cultura nei prossimi anni, all'insegna della distribuzione stagionale dei flussi, dell'alta intensità di lavoro connessa con un'offerta di qualità, con l'integrazione tra cultura e arte per un turismo attivo, per una ripresa dell'economia e dell'esperienza nella città metropolitana di Napoli come città del mare. Grazie. Grazie, grazie professore, è stato perfetto nei 5 minuti. Se l'assessore De Maio è d'accordo, potrebbe anche intervenire subito, visto che il sindaco ha ancora un po' di problemi di ritardo. Ne do subito la parola, quindi Mario, si dà la parola. Ecco qua, è pronta, dottoressa, se vuole Sì, può. sono prontissima, eccomi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, ringrazio al di là di ogni formalità, ma con grande sincerità il lavoro che ha portato avanti la Presidente Coccia durante tutto questo periodo, sia durante il lockdown che durante l'inizio della fase 2. C'è stato un lavoro di interrogazione costante da una parte di tutta una serie di città che fanno parte del comparto turistico e della città metropolitana e anche un laboratorio che fosse in grado di immaginare una strategia per la ripartenza. Una strategia che metteva al centro innanzitutto, e nel manifesto è abbastanza chiaro, metteva al centro innanzitutto una domanda. È possibile ripartire in un modo diverso rispetto a come ci siamo fermati? È possibile utilizzare questa pausa, quindi in qualche modo l'intero pianeta è stato costretto per ridisegnare, riimmaginare anche il nostro modo di visitare i territori, il nostro modo di viaggiare, il nostro modo di conoscere quello che ci circonda e quindi l'immediato territorio della città metropolitana e le attrattive della nostra città. Per cui ne è venuto fuori, devo dire, un lavoro encomiabile. Il manifesto di cui si discute questa mattina tiene dentro tutti gli aspetti diversi, quindi un'idea costruttiva che guarda la fase 2, la fase 3, la fase 4, ma la reimmaginazione, la reinvenzione del turismo del nostro territorio, degli itinerari che possono essere adesso connessi e delle nuove scoperte che potremo tutti quanti fare di qui a qualche mese, dei nuovi itinerari di cui anche l'intervento precedente stava parlando. Ne è venuto fuori un lavoro appunto integrato in cui si discute e si mettono a sistema da una parte la fotografia di un settore produttivo, quindi perché così va inteso sia il comparto turistico che il comparto culturale che ha vissuto e vive di grandi fragilità, un comparto che purtroppo è sempre stato caratterizzato anche da forme di lavoro sommerso, lavoro nero e che quindi chiaramente ha vissuto drammaticamente anche le conseguenze del lockdown, perché purtroppo molte di queste figure lavorative non erano garantite. Scusate, ho ricevuto una telefonata e non sono state garantite quindi nemmeno dalle misure di sostegno messe in campo dal governo. Questa è una fotografia necessaria per capire quanto è fragile l'industria di cui stiamo parlando e quindi anche per immaginare degli interventi e delle richieste da fare tutti quanti insieme nei confronti del governo. Dall'altra parte un piano propositivo, cioè quello di immaginare, di itinerare una modalità di attraversamento del nostro territorio all'insegna della sostenibilità, della destagionalizzazione e della conoscenza di itinerari che non sono i classici itinerari che hanno un po' rappresentato forse anche un congestionamento eccessivo di alcuni luoghi, soprattutto del centro storico e del centro antico della città di Napoli, ma è invece un incentivo a scoprire una città metropolitana, un'area metropolitana fatta di tante arterie, di tanti percorsi differenti. E quindi una valorizzazione degli spazi
spazi aperti, una serie di percorsi che riguardano il trekking urbano, quindi una scoperta della città non attraverso mezzi di trasporto inquinanti, quindi all'insegna dell'ecosostenibilità, una serie di itinerari che riguardano una nuova forma di d'arte che sta caratterizzando il patrimonio culturale e artistico delle città europee e non solo europee, che è la street art. La nostra città è diventata negli ultimi anni una capitale della street art, si sono espressi sui nostri muri alcuni dei più importanti artisti italiani, europei e mondiali, quindi questo rappresenta un ulteriore incentivo, per esempio, a un turismo, quello della street art, che arriva nelle periferie e lo fa, diciamo, portando tantissimi visitatori a conoscere quelle opere d'arte. Itinerari archeologici, quelli sconosciuti, quelli non ancora così battuti dal turismo di massa, che invece vanno valorizzati perché permettono e aiutano questa diffusione dei flussi sul territorio, sullo spazio della città metropolitana, e quindi in senso ancora più ampio. E poi appunto tutto un itinerario che riguardano le acque e il mare, e quindi il patrimonio più importante della nostra città. Tutto questo è un'idea complessiva su cui bisogna ragionare, andare avanti, che oggi si presenta qui, ma che invece oggi è il primo step di un ragionamento che secondo me deve diventare operativo e deve vederci tutti, come dire, concentrati a trasformare questi 5 assi che vengono segnati chiaramente e compiutamente nel manifesto come una strategia politica complessiva della città e di città metropolitana. Proprio all'insegna di una serie di obiettivi che noi ci dobbiamo dare, chiudo su questo molto rapidamente, la serie di obiettivi che ci dobbiamo dare, perché in questo momento noi dobbiamo venire incontro all'industria turistica incentivando quanto più possibile la prossimità, quanto più possibile anche il movimento dei cittadini, dei 3 milioni di cittadini che abitano la città metropolitana e che hanno l'occasione in queste settimane di scoprire cose che in passato hanno avuto difficoltà a scoprire, perché noi stessi avevamo la tendenza a prendere un aereo, andare a vedere cose in città e luoghi di gran lunga più lontani rispetto a quelli del nostro territorio più prossimo, e che invece oggi abbiamo la possibilità di scoprire in questa fase così strana che ci siamo trovati a vivere. Quindi ancora grazie a tutti e soprattutto, appunto, ripeto, grazie alla Presidente. Grazie Assessore. Io ringrazio l'Assessore del suo intervento. In attesa di adire il Sindaco, do subito la parola ad Alessandro Manna. Chiedo anche a lui la cortesia di mantenersi nei 3 minuti, massimo 5, perché sennò non riusciamo a fare le domande con i giornalisti. Grazie ancora, Assessore. Allora, Alessandro Manna, Presidente dell'Associazione Siti Reali. Buongiorno a tutti e intanto un ringraziamento ovviamente alla Città Metropolitana e al Comune di Napoli per l'invito. E da oggi, diciamo, è una nuova ripartenza appunto di questo lavoro, del gruppo di lavoro appunto istituita dalla Città Metropolitana, di 25 persone, 25 realtà che hanno provato ad affiancare l'ente nella costruzione di una nuova visione appunto di fruizione del patrimonio culturale a partire dai siti UNESCO, ma in generale intorno al patrimonio culturale dell'area metropolitana. Quello delle residenze borboniche, che qui oggi io rappresento sia come associazione legata appunto al tema dei siti reali, ma anche come portavoce di una rete di soggetti, di oltre 40 soggetti appunto che partecipano alla valorizzazione di questo itinerario, è un itinerario in qualche modo trasversale al territorio dell'area metropolitana di Napoli. È un itinerario disegnato intorno alle residenze borboniche, i grandi palazzi storici appunto del Settecento, da Palazzo Reale di Napoli al Museo Archeologico Nazionale, la Reggia di Capodimonte, la Reggia di Portici, di proprietà diretta della città metropolitana, fino ad arrivare appunto alla Casina Vanvitelliana a Bacoli. Un itinerario quindi che in qualche modo attraversa le cosiddette aree omogenee della città metropolitana, ed è un itinerario che risponde innanzitutto a una norma del 2013 dello Stato, ma con una modalità di partecipazione dal basso, un itinerario che nella fruizione e nella valorizzazione si ispira in qualche modo a quella che è la convenzione di fare, quindi noi stiamo provando a costruire una comunità di patrimonio, a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e soprattutto, diciamo, a una nuova idea di estensione del riconoscimento UNESCO ad alcune residenze borboniche all'insieme delle residenze reali appunto di Napoli e del Sud Italia. Al centro ci sono le persone, al centro ci sono i territori, e da questo punto di vista, dopo l'emergenza del Covid, siamo chiamati a costruire una nuova modalità sia di fruizione, sia di tutela, sia di promozione del patrimonio culturale e in qualche modo di immaginare un nuovo sviluppo del territorio. Quali sono, diciamo, gli obiettivi che poniamo al centro? Oggi noi abbiamo due obiettivi fondamentali: da un lato la qualità declinata in tante dimensioni, e dall'altro ovviamente la sicurezza. Questi devono essere i nostri due
obiettivi primari che dobbiamo costruire appunto intorno al nostro grande itinerario metropolitano. E in questo, diciamo, i target di riferimento, lo accennava poco fa l'assessore De Maio, ovviamente la domanda locale, ma guardare con speranza anche alla domanda internazionale. Che cosa è fondamentale? Diciamo, qual è la nuova consapevolezza che dobbiamo maturare? Concludo, diciamo, l'intervento. Ovviamente io credo che è fondamentale il metodo che insieme Città Metropolitana e Gruppo di Lavoro abbiamo utilizzato e abbiamo praticato in questi anni, e cioè l'elemento di partecipazione, l'elemento di dialogo, l'elemento di inclusione, di coesione, di collaborazione da un lato tra pubblico e privato, immaginando appunto delle nuove modalità che guardino ovviamente all'emergenza sanitaria che ancora noi viviamo in questo momento, ma che con ottimismo, diciamo, della volontà che sempre ci contraddistingue, approfittando anche della particolarità che Napoli e il Mezzogiorno vivono in questo momento come destinazione territoriale, essendo meno contagiate rispetto a altri territori del mondo, farne un elemento di vantaggio competitivo e in questo ritornare, diciamo, ad accogliere i nuovi turisti del terzo millennio. Ringrazio i colleghi che partecipano alla conferenza. Grazie ancora. Allora do subito la parola ad Agostino Ritano, Project Manager Culturale e Supervisore di Matera 2019. Salve, buongiorno a tutti. Quella era, diciamo, la mia avventura di Matera 2019, per l'appunto si è chiusa nel 2019 con i risultati che conoscete. In realtà io oggi faccio, come dire, testimonianza dell'itinerario del fuoco in quanto direttore della candidatura dell'arte dell'incisione al cameo al patrimonio UNESCO e direttore della candidatura di Procida, capitale italiana della cultura per il 2022. Allora, perché l'elemento fuoco? L'elemento fuoco è uno degli elementi forse fortemente caratterizzanti, diciamo, del nostro territorio, non soltanto nella sua parte materiale, ma anche nella sua parte immateriale. Possiamo organizzare una matrice a quattro elementi: paesaggio, fuoco, patrimonio e UNESCO. Cioè, come noi leggiamo questa matrice, ad esempio paesaggio e UNESCO, abbiamo una narrazione, patrimonio e fuoco e abbiamo un'evidenza. Quindi cosa significa strutturare un itinerario sul fuoco? Significa occuparci forse di uno dei livelli più fortemente riconoscibili a livello internazionale del nostro patrimonio culturale, ovvero il Vesuvio. Il Vesuvio non soltanto in quanto elemento statico del paesaggio, ma come grandissima metafora del contemporaneo, ovvero la capacità che alcune forme di detriti si possano fare paesaggio. Oggi noi, in questa parentesi di straordinaria difficoltà che stiamo vivendo, abbiamo generato dei detriti e proprio questi detriti li dobbiamo mettere insieme per iniziare a accumulare un nuovo paesaggio culturale. Per questa ragione l'itinerario ovviamente vede il Vesuvio come protagonista della narrazione. Immaginate che il Vesuvio sin dal 1997 è un patrimonio UNESCO. È un patrimonio UNESCO particolare perché rientra nella riserva MAP UNESCO. Che cosa significa? Significa che è stata riconosciuta a quella porzione di paesaggio la definizione di cultural landscape, ovvero un paesaggio culturale che riguarda proprio quei territori nei quali si instaurano dei forti legami tra la natura, lo sviluppo e i fenomeni sociali. Cioè non è qualcosa di monolitico, non è soltanto un vulcano e una montagna, ma in realtà rappresenta la forte vivacità e effervescenza di un popolo operoso che da millenni genera processi di patrimonio culturale. Quindi sicuramente nell'itinerario ci sono gli 11 sentieri del Vesuvio, sentieri aperti ed attraversabili, ma soprattutto dentro questo itinerario riconosciamo una grande effervescenza proprio in questo periodo di grande difficoltà. Una comunità vesuviana come quella della città di Torre del Greco lancia fortemente una sfida all'UNESCO per poter avere il riconoscimento dell'arte dell'incisione a cameo come un patrimonio immateriale riconosciuto. Questo cosa significa? Significa che oggi più che mai è necessario intendere il patrimonio culturale non soltanto nella sua parte materiale, ma nella sua parte immateriale, perché al centro delle nostre politiche culturali per lo sviluppo e per il turismo ci deve essere il cittadino. Se fino ad oggi ci siamo orientati a qualcosa di diverso dal cittadino, quindi a una forma, diciamo, di clientela e di ospitalità,
Oggi le politiche culturali sono quelle azioni che tirano il cittadino al centro di una politica per lo sviluppo, e in questo il fuoco ovviamente è determinante perché caratterizza i cittadini napoletani e vesuviani. Grazie, grazie, veramente grazie anche per i tempi che vengono rispettati da tutti. Do subito la parola a Alberta Parriale, ricercatrice del CNR. Attivare il microfono. Deve attivare il microfono, dottoressa, deve attivare il microfono. Mario, È attivato? Ecco qua. L'avevo silenziato. Ok, in realtà io piuttosto che proporre il mio contributo agli itinerari, come tutti sanno, io mi occupo da tanto tempo di sottosuolo, mi sono occupata di acquedotti, quindi ho delineato in questo contesto alcuni itinerari. Volevo porre l'attenzione sul fatto che noi come gruppo ci riuniamo oramai da tantissimo tempo, abbiamo in tempi non sospetti elaborato una terapia per quello che percepivamo come un turismo con alcune difficoltà, una terapia che ora può essere una cura quando il malato si è mostrato in tutta la sua virulenza. In realtà noi partiamo avvantaggiati come città metropolitana e come comune proprio perché abbiamo questo background di conoscenze che abbiamo stratificato nei due anni precedenti all'emergenza. Allora, in realtà io quello che vorrei segnalare, mi dispiace che il sindaco non ci sia ad ascoltarmi, non sia ancora collegato, è come io ritengo che questo sistema, questo approccio al distanziamento, al dialogo fra i siti, tra i rami attrattori e i siti minori, l'approccio con gli elementi naturali, i sentieri distanziati nel territorio di riferimento, debbano essere messi a sistema e che si debba... Io chiederei al sindaco, se ora ci ascoltasse, ora mi ascolta l'assessore Di Maio, per cui sono molto contenta, ma probabilmente mi dirà su questa cosa. Mi consente, il sindaco sentirà perché il video è registrato. Allora glielo faccio indirettamente questa richiesta. Io ritengo che questa sia una grande potenzialità, sia una grande opportunità per Napoli, che è l'unica ad avere questa task force, questo rodata in questa direzione. Deve finire, dottoressa. Io addirittura proporrei l'istituzione di un assessorato ad hoc per la gestione del Covid sulla base di tutte le esperienze che noi abbiamo già elaborato. Basta. Grazie, grazie. Allora, se c'erano delle domande, Sasà, ci sono giornalisti che hanno posto domande, c'è qualcuno che vuole intervenire, abbiamo ancora pochi minuti, quindi possiamo verificare. Allora, giornalisti non hanno fatto ancora domande, ma c'è il collega Marco Arturi lì in videoconferenza con noi. Abbiamo qualche segnale. Ok, Marco, vuoi intervenire? Sì, mi sentite? Sì, perfettamente, vai. Ok, io avrei due domande velocissime, una per la consigliera Coccia e un'altra invece per il dottor Ritano. Alla consigliera Coccia, che abbiamo anche recentemente intervistato per Teleisca e conosce bene anche le realtà isolane, si è parlato di turismo all'insegna delle acque, del mare, turismo di prossimità in questo periodo di Covid. Questo sicuramente un'iniziativa che andrà approfondita. È previsto anche un dialogo con i sindaci delle isole, e come è possibile integrare l'offerta turistica dei 92 comuni della città metropolitana, perché ognuno di questi può avere una sua peculiarità. E invece mi è concesso una domanda anche a Ritano, che ho intervistato pre-Covid per quanto riguarda... Veloce Marco, perché deve ancora esserci un altro intervento. Dai. Sì, la candidatura di Procida, che io l'ho intervistato, chiaramente per la crisi in corso è tutto rimandata, però volevo sapere che aggiornamenti c'erano per quanto riguarda Procida. Ok, do prima la parola al consigliere Rosario Ragusa per un breve saluto che doveva essere alla fine, ma lo facciamo adesso, dopodiché ci rispondiamo alle domande di Marco. Consigliere Ragusa, è pronto? Ricordo che il consigliere Ragosto ha seguito dal primo momento i lavori della conferenza, attualmente non è più consigliere metropolitano, ma fa parte del gruppo di lavoro e quindi ha lavorato alla realizzazione anche del documento. Vai, Rosario. A tutti,
Innanzitutto buongiorno a tutti, volevo utilizzare il tempo a mia disposizione per sottolineare il fatto che il lavoro svolto in questi anni dalla città metropolitana insieme al sindaco Luigi De Battistis, dalla consigliera Elena Coccia, è andato proprio nella direzione dello sviluppo di un turismo sostenibile anche prima del Covid. Anche quando il coronavirus non si era ancora palesato, stravolgendo le nostre vite e le nostre comunità, la città metropolitana aveva già intrapreso un percorso di promozione e di valorizzazione dei luoghi di pregio di tutta l'area metropolitana, proprio con l'obiettivo di decongestionare i siti più noti al grande pubblico, specie quelli con il sigillo UNESCO, e anzi di sfruttarle la notorietà per spingere viaggiatori e turisti ad esplorare itinerari meno conosciuti, ma non per questo di minore interesse storico, artistico e culturale. Diciamo che tutto questo, la nostra idea era di creare un turismo sostenibile slow, non affollato e a misura d'uomo. Quindi quello che andiamo a dire anche in questo manifesto, e l'ho fatto utilizzando tutte le vetrine disponibili, in particolare proprio nel Salone Mondiale dell'UNESCO, dove l'ente ha portato le bellezze, tra virgolette, minori, per farle conoscere al grande pubblico, ma non solo con attività di promozione, anche con attività di recupero e di riqualificazione dei siti di nostra competenza. Bene. Possiamo dire che il sito che è diventato l'emblema di questa azione della città metropolitana, che ha visto a capo Elena Coccia, il sindaco De Magistris e con le deleghe di valorizzazione dell'area nord di Napoli, è senz'altro l'area archeologica di Viternum, del territorio di Giugliano in Campania e di tutta l'area naturalistica del Lago Patria. Perché Viternum è un'antica città fondata... Consigliere, un minuto. Sì, consigliere, un minuto. Sì, ho capito. Noi abbiamo fatto, grazie al nostro lavoro, sono stati recuperati tanti fondi che abbiamo utilizzato, tra l'altro tra poco vedremo il sito di Viternum aperto, quindi in una funzione pubblica, con l'ultimo bilancio metropolitano abbiamo stanziato un altro 1.200.000 euro, sempre per venire incontro a quelli che sono i turisti di qualità, ma soprattutto in sicurezza. Quindi sito di Viternum, Lago Patria, bene, tutto questo per dire che proprio questa è la scelta giusta, che da tempo la città metropolitana è la strategia vincente per questo periodo, la valorizzazione del patrimonio, la sicurezza e di trasformare questa crisi in una grande opportunità. Grazie consigliere, grazie. Allora Elena Coccia, se vuole rispondere alla prima parte della domanda e poi a Agostino Reitano, abbiamo pochissimi minuti, per cui Elena, se vuoi partire subito. Elena Coccia? Ci sono. Sì, allora, velocemente la do una risposta, così Reitano potrà rispondere anche lui e chiudiamo. Velocemente è questo. Noi abbiamo cercato fin dall'inizio, fin da quando abbiamo partecipato per la prima volta al Salone Mondiale dell'UNESCO, abbiamo detto non esiste solo Pompei e Ercolano e Oblontis, esiste una città diffusa, una corona di perle che abbiamo lungo la nostra città metropolitana, composta anche dalle isole, composta anche dall'isola d'Ischia, che presenta i suoi, tra l'altro, i suoi gioielli. Come possiamo non parlare dell'Epomeo e quindi dei sentieri dell'Epomeo che possono essere percorsi in tutta tranquillità, lasciando perdere poi tutto il resto, le acque, le altre cose, eccetera. Il problema, sì, tu mi vuoi fermare, però io devo dire una cosa, devo dire questo, c'è una meravigliosa poesia di Antonio Machado che si chiama Viandante e dice: Viandante, non esiste sentiero, nell'andare si segna il sentiero e si fa strada nell'andare, cioè noi... Questa poesia detta in spagnolo poi è magnifica, significa che siamo noi che facciamo il sentiero, siamo noi che lo tracciamo. Ebbene, tracciamo i sentieri della città metropolitana perché credo che questo sia il futuro di un turismo che tiene insieme tutto, tiene insieme anche le culture. Un turismo compatibile e solidale. Grazie Elena, grazie. Scusatemi se io interrompo velocemente tutti. Del professore Agostino Reitano, si può dare quella risposta che sarà fatta dal giornalista di Teleschia? Allora, saluto il giornalista. Aggiornamenti sul fronte delle capitali. Nell'ultimo decreto rilancio, il ministro Franceschini
ha traslato la capitale italiana della cultura del 2020, che è Parma, anche al 2021, e il concorso in atto, quindi per le città candidate per il 2021, è stato traslato per il 2022. Questo non significa che noi ci fermeremo a lavorare, anche perché la scadenza è la scadenza entro luglio, quindi entro luglio la città di Procida ripresenterà il dossier che sarà valutato entro il 2020, ovviamente come tutti noi ci auguriamo ovviamente che questa nostra proposizione possa essere ben accolta dal Ministero. Grazie, grazie mille, io ringrazio tutti, siamo riusciti a fare tutto nei 40 minuti, purtroppo il Sindaco non ce l'ha fatta, interrompo qui la comunicazione. Grazie a tutti, ci vediamo a breve, in questo momento il sindaco al telefono. Grazie, arriverà il suo messaggio. Arrivederci.